Ciao a tutti ragazzi, sono Gabriele e questo è un nuovo video. Oggi sono sempre con il nuovo format, con un altro mio follower. E di che argomento si vuole parlare oggi? Di? LGBT. Con? Jonathan Lorello. È imbarazzantissimo. Hai scelto tu l'argomento, io ho accettato, eh. Ovvio. E iniziamo. Sì. Allora, come molti conoscono, gli orientamenti sessuali più famosi sono omosessuale, lesbica e eterosessuale, quando in realtà ci sono moltissimi altri orientamenti sessuali che sono legati al mondo della LGBT sconosciuti dalla maggior parte delle persone. E per questo io, pansessuale, che praticamente fa parte di uno dei tanti orientamenti sessuali nascosti, cioè molto spesso, magari quando sono per strada, oppure mi capita che vengo insultato per il mio orientamento sessuale, nonostante, insomma, non fosse così tanto conosciuto, perché la pansessualità dall'essere omosessuale è tanto differente, perché un eterosessuale come un omosessuale o come un bisessuale ha una preferenza a livello sessuale, Tanto di nel sicuro. senso gli attrae l'organo maschile o l'organo femminile o entrambi. Infatti, bisex significa due sessi, ti possono garbare due persone del tuo stesso sesso, oppure una persona del sesso opposto, insomma, ha a che fare con il sesso. Pansessualità, invece, quello che rispecchia più me, riguarda tutto il genere sessuale, Sei ma un questo non significa poetico, che un po' un gay, un po' pansessuale tutto. sia la puttana di genere, perché bene o male molte volte viene definita la puttana di genere, perché dicono che quello è pansessuale, allora vuol dire che, insomma, Va con li tutto. garbano anche le piante. No, non funziona così. Solamente c'è la differenza che c'è è che io provo attrazione nella personalità di una persona, non a livello sessuale. Cioè, prima di attrarmi a livello sessuale, perché se non provassi attrazione sarei asessuale. Prima di provare attrazione a livello sessuale, io devo appassionarmi a livello psicologico di quella persona. Perché se quella persona mi d'accorda e in qualche modo insieme riusciamo a instaurare un rapporto decisamente forte, in qualche modo posso aprirmi anche a livello sessuale. Ecco la differenza che c'è tra pansessuale e bisessuale. Anche perché, bene o male, un pansessuale può andare a letto anche con un trans, con un transgender, insomma, con la maggior parte dei sessi mondiali, insomma, questo Sì, esattivo il microfono. praticamente rappresenta la massima apertura da un punto di vista sia conoscitivo che chimico verso l'altra persona. Hai un'attrazione chimica che si sfoga da un punto di vista emotivo e da un punto di vista fisico. Questo significa che qualsiasi persona ti dia un senso di appagamento può darti entrambi i tipi di soddisfazione. Diciamo che è più una soddisfazione psichica, Sì, cioè, partendo da quello ovviamente, arrivando poi all'altro tipo di ovviamente, cioè, il soddisfazione. sesso non è al primo step. Il primo step è la conoscenza, poi dopo Sì. la conoscenza subentra il sesso e tutto. Però comunque il sesso non ha equivalente importanza. Cioè, te puoi stare con un trans, con un travestito, con un eterosessuale, un Un che? bisessuale, cioè, non hai. Metero? Quello che sto dicendo io è che non ha interesse l'orientamento sessuale come anche il sesso stesso della persona. Cioè, te l'unica cosa che a me interessa è il livello psichico.
è il ragionamento, è la personalità, ecco. Perché te non puoi dirmi che ti appassioni della vagina o del pene di una persona, ovviamente ti appassioni della personalità. Ecco perché io ho voluto portare questo argomento per far capire, insomma, la differenza che ci può essere tra un bisessuale, un eterosessuale, un bisessuale e la differenza che ci può essere tra un pansessuale. Ho voluto portare il mio orientamento sessuale. Almeno io lo sto spiegando secondo ciò che provo io, secondo le mie esperienze personali. Non lo sto spiegando in maniera tecnica, sto cercando di raccontarlo alla Walt Disney per farlo capire meglio. Però Walt Disney. comunque, ecco, sì, modo di dire, nel senso, in maniera semplice, in maniera cicerona. Non è che sto adesso in tutti i termini tecnici, eccetera, eccetera. Però comunque, rispetto alla pansessualità ci sono moltissimi altri orientamenti come non binario, insomma ce ne sono moltissimi altri che non sono a conoscenza. E niente, e io ho voluto portare il mio orientamento sessuale. Tu invece che idea hai riguardo all'essere gay o all'essere lesbica? Niente, cioè allora alla fine, essere gay o essere lesbica, che poi alla fine, nel senso, È lo stesso tipo rispecchia di molto, orientamento cioè sessuale. da una parte rispecchia molto l'eterosessualità, se ci fai caso, perché l'eterosessuale prova attrazione per una persona del sesso opposto, punto. L'omosessuale invece prova attrazione per la persona dello stesso sesso. Sì. Cioè, sono solamente due piaceri differenti, che però a differenza del mio orientamento sessuale c'è un piacere a livello sessuale, Sì, cioè te ti attrai di una persona perché è del tuo stesso sesso o è del sesso opposto. Non so se mi capisci. sì, chiaramente puoi voler bene a persone di entrambi i sessi, però puoi avere un'attrazione fisica solo perché hai del tuo stesso sesso, con l'omosessualità. Esatto, l'omosessualità. Poi comunque, se permetti, siamo nel 2022 e ognuno, secondo me, deve essere libero di esprimere se stesso. Cioè, l'orientamento sessuale non fa la persona. Cioè, anche molte volte, magari quando vai a giro ti fanno, ma quello è finocchio, ma quello è finocchio. Innanzitutto, pansessuale, che sono due cose completamente Sì, ma diverse. si sa che noi Perché... siamo una mente arretrata rispetto ad altri No, sì. posti. Però comunque magari, per esempio, faccio un banale esempio. Quando vai dal dentista e hai una caria, cioè a te non ti interessa se il dentista è omosessuale e tutto, cioè l'importante è che il dentista faccia bene il suo lavoro, basta. Certo. Cioè l'orientamento sessuale, quello che dico io, non forma la persona, è un piacere. È un piacere a livello sessuale, come può essere un qualsiasi piacere, nel senso, ognuno, per esempio, ognuno ha i suoi feticismi, c'è a chi attraggono i piedi, c'è a chi attraggono i sadochismi, insomma, ognuno a letto è libero di esprimere i propri feticismi e i propri piaceri a livello sessuale. Sì. Però comunque quello che le persone fanno a letto non deve riguardare nella vita quotidiana. Cioè, se una persona è omosessuale, perché devi prenderla al lavoro solo perché è omosessuale? Cioè, alla fine non ha nessuna importanza l'orientamento sessuale. Infatti. Ognuno è libero di fare ciò che gli pare. Cioè, nel senso, tu non puoi proibire a una persona di farla innamorare di una persona del suo stesso sesso, cioè, di fargli garbare ciò che... Anche perché non è che lo decidi, non è che te nasci e dici, io oggi voglio essere gay, domani voglio essere etero, cioè, nasce da dentro. Perché secondo me ognuno di noi ha una parte sia maschile che femminile, ma la maggior parte delle persone, spaventate involontariamente dalla società che, insomma, viviamo ogni giorno, si autonascondono e Sì. Sì, quindi non fanno fuoriuscire la parte più fragile di loro e però quindi si impongono di amare e
di provare attrazione per la persona del Che me ne sesso piace. opposto. No, e a questo punto io vorrei dire che in realtà l'orientamento sessuale di una persona può fare la persona perché comunque hai dei tratti caratteriali che sono differenti, perché sei tu che sei differente dentro di te e quindi il modo in cui ti comporti e ti esprimi. Io una cosa che ho notato, ad esempio, delle persone omosessuali spesso è la necessità di esibirsi in qualcosa, o fare le capriole, o ballare, fare un qualcosa che le faccia sentire considerate. Questo a me dispiace perché vuol dire che non hanno autostima. Non è il fatto di non avere autostima, è quando te nasci, cioè, con una ruota bucata, perché giustamente, cioè, noi pensiamo, cioè, la maggior parte delle persone pensano che oggigiorno l'omosessualità sia considerata giusta come tutti gli altri orientamenti sessuali, cioè, Sì, da un la punto maggior di parte vista delle di persone. natura non sarebbe giusto perché comunque ha tanti aspetti negativi, ma non è una cosa che fa male a me o al prossimo, è una scelta che fa bene e male a chi la persegue. Per questo io la rispetto, anche se in natura non dovrebbe esserci una cosa del No, genere. allora, io no, allora, a livello, insomma, non puoi figliare, ovvio, cioè Non nel puoi senso, riprodurti. se sto con un altro Cosa che uomo, invece in natura è non prevista. posso avere un figlio mio biologico, cioè, però comunque nessuno può impedire di amare una persona Sì. del tuo stesso sesso. E te mi hai detto, la maggior parte delle persone omosessuali hanno la necessità di esibirsi. Sì. Come un famosissimo uomo raccontò che praticamente la maggior parte dei giovani si danno alla droga, al bere e a stare svegli la notte, perché non si sentono chiamati il giorno, perché vivono in una società che per la maggior parte di noi adolescenti è spenta e questo li porta a nascondersi. Invece l'omosessuale, purtroppo, nasce svantaggiato proprio perché cioè, te magari, ok, puoi avere dei genitori tolleranti al tuo orientamento sessuale, come possono essere gli insegnanti e i tuoi amici, però c'è anche da dire che quando esci per strada devi avere le palle in mano, perché potrai sempre trovare quella testa di cazzo che ti prende per il culo, ti persegue e ti minaccia. Ecco perché io suppongo che anche caratterialmente io penso che un omosessuale, come un qualsiasi orientamento sessuale fuori l'eterosessualità, abbia molto più da dare, perché alla fine riesce a far fuoriuscire una parte del comportamento sia maschile che femminile. Secondo Perché me, un omosessuale ha anche delle abilità femminili, ma come sì. anch'io, per esempio, guarda, sentite la mia voce, non l'ho deciso io di avere la voce così, però ho una voce che somiglia a una donna. Sono caratteristiche che fuoriescono cioè in modo naturale, che però da una parte ti portano anche estremo disagio proprio perché le persone iniziano a criticarti e questa è la risposta alla domanda che mi hai fatto. Ecco perché la maggior parte di noi sentiamo la necessità di fuoriuscire, perché come anche le relazioni di letto, la maggior parte degli eterosessuali, tra virgolette, se si possono definire così, hanno relazioni coniugali con gente dello stesso sesso, e li tengano nascosti, li trattano come se fossero delle, tra virgolette, prostitute, perché alla fine, cioè, li usano solamente per il sesso. E in tutto questo tempo, in tutti questi anni, ci siamo anche stufati di essere paragonati come strumenti sessuali, perché noi siamo molto di più. Tra l'altro una cosa e poi un'altra, quindi vorrei anche poter parlare un attimo a questo punto. Il discorso del finocchio è un termine molto negativo perché viene paragonato ai semi di finocchio, che storicamente era un bene alimentare di bassissimo costo.
Quindi le persone omosessuali vengono paragonate a una cosa che non vale niente, con questa definizione. Non A posso. imparare a prendere quell'oggetto. Adesso non posso, vedete che sono qua. Posso farlo anche domattina. Tanto esco domattina. E Dio cane, sempre scassare il cazzo, porca Madonna. Allora dimmi i soldi. Ma tanto non li spendo mica. Non ti si sente. Ah, il microfono disattivato. Sì. Ok. E quindi poi volevo Ma dire un'altra cosa oltretutto, che tendenzialmente non sempre chi è omosessuale o pansessuale o bi anche dovrebbe avere, spesso ho notato, un'apertura mentale superiore perché appunto ha sperimentato più punti di vista della vita. Proprio si sente più tipi di persona in uno. E quindi questo dà anche una ricchezza da un punto di vista mentale, perché ti fa entrare in più prospettive. Perciò ha anche diversi vantaggi da questo punto di vista, che sì, spesso vengono sottovalutati. solo che questo, cioè alla fine Infatti, chi è viviamo in un etero. mondo dove, cioè io non posso dire niente della mia nazione, cioè l'Italia non ti vieta di esprimerti al 100%, Sono perché hai la persone che non ti possibilità, accettano. volendo, se non ti senti al tuo agio col tuo sesso, hai il diritto di poterlo cambiare, hai il diritto di poter uscire di casa, vestirti come vuoi, hai il diritto di poter fare delle scelte nella tua vita che magari in altri paesi non puoi. Per esempio, guarda la Turchia, l'Egitto, la Cina, dove praticamente non hai il libero arbitrio di poter essere diverso dall'eterosessuale. Ma questo non vale solamente, vabbè, a livello eterosessuale, anche libertà religiose e tutto. Però comunque, cioè, noi italiani da una parte dobbiamo sentirci molto fortunati, dall'altra è anche vero che diciamo che Noi italiani si pensa in modo vecchio, non dobbiamo ancora. sappiamo reinventarci, non sappiamo reinventarci ed evolversi come mente. Esatto. C'è da dire che zoppichiamo ancora parecchio su questa tematica. Sì, io ho un amico che sta in Danimarca, che avrete visto anche nei miei video più volte, anche in quelli di Twitch. Lui ha detto che una persona che è omosessuale o ha qualsiasi tipo di particolarità differente dalla massa, lì la gente si fa i fatti propri e lo rispetta. Qui in Italia ti iniziano a prendere in giro e riderti sopra per ogni cosa. Comunque c'è da dire una cosa, questa è la mia esperienza personale. Dopo un po' che le persone parlano, le voci iniziano a girare, inizi involontariamente a fregartene, cioè ti entra da un orecchio e ti esce dall'altro. Proprio te ne freghi altamente, perché alla fine una persona che ti insulta, ti critica, ti lascia da parte esclusivamente solo per il tuo orientamento sessuale, per me si può non considerare come un essere umano, perché Lo te puoi non puoi venirmi a considerare un dire che essere esci con una umano, persona qualsiasi. perché è etero, cioè non esiste. Allora significa che le ragazze non possano uscire con gli eterosessuali perché devono avere la paura che le possano stuprare. Anche questo pensiero Infatti. dell'omosessuale, che la maggior parte degli eterosessuali dicono, io ho paura di uscire con un omosessuale perché può mettermelo nel culo. Allora le ragazze dovrebbero avere paura di uscire con te, perché se noi ci facciamo caso, la maggior parte dei casi di violenza domestica sono partiti da eterosessuali. Beh, perché la maggioranza delle persone sono etero. Vabbè, quello non vuol dire molto. No, vabbè, Gabriele, però comunque è difficile che adesso un omosessuale, Ma tutti insomma, possono avere gli commetta istinti. violenza a livello di un eterosessuale, perché ok, ci sono stati pedofili,
pedofili o omosessuali, che però sono altre statistiche. Perché te, se vedi scritto sul bollettino uomo tocca il pisellino al bambino, non significa che perché è omosessuale ha fatto quello. Quello è un feticismo, perché secondo me la pedofilia è un feticismo, punto. Però comunque, cioè, ci sono stati anche moltissimi altri casi partiti da eterosessuali. Per esempio, guarda Marilyn Monroe, che quando veniva affidata nelle famiglie adottive veniva stuprata dai cosiddetti padri, perché erano padri, insomma, assegnati, e veniva stuprata da loro. Erano eterosessuali, però erano pedofili, perché si trovavano a stuprare una bambina di 10 anni. Quello è un fattore di pedofilia che non c'entra assolutamente niente. Però comunque di storie dove ragazzine di 17 anni sono state violentate sul ciglio della strada, se ne sentono parecchie. Cioè, rispetto a un caso omosessuale, cioè, l'eterosessualità diciamo che ha superato ogni limite. E non puoi venirmi a dire perché ci sono più etero. Perché secondo me, cioè, il Ma livello il massimo problema di etero secondo non me è conta. questo, che noi Ecco, conta etero. solamente una cosa, aspetta. Noi che facciamo parte della LGBT siamo molto più ristretti rispetto agli etero. E gli etero si prendono certe libertà e certe occasioni che non dovrebbero spettarli. Ecco perché la maggior parte degli stupri vengano commessi da eterosessuali. Sì, E più. non di dire, e non di dire che gli omosessuali dovrebbero avere gli stessi diritti per stuprare, no, assolutamente no. Però Certo. comunque, cioè, non ci batte becco che un eterosessuale, rispetto a un omosessuale, ne ha fatti di casini. Infatti vorrei Quindi aggiungere che le persone che spesso si considerano normali, quindi non hanno disturbi, non hanno autismo, non hanno feticismi, in teoria dichiarano loro e sono etero, le persone che si dichiarano normali e magari si gli viene detto dagli altri che sono normali, alla fine sono quelle che fanno più cose sbagliate perché rifugiandosi nell'idea di normalità, in realtà non si conoscono e quindi non hanno neanche autocontrollo da tanti punti di vista. E quindi le persone che si considerano normali sono più pericolose e quelle che si dichiarano normali anche volendo. sono perfettamente d'accordo con te. Perché uno si dichiara normale, si considera normale per accettarsi e per essere accettato, ma poi la normalità non esiste, perché la normalità è un punto di vista che è stabilito da un qualcuno che poi ha sparso questo pensiero nella massa, ma non esiste la normalità. La normalità è un concetto assolutamente relativo. Per un miliardario la normalità è un'auto da 2 milioni di euro, per una persona che prende 2.000 euro al mese la normalità è un'auto da 20.000 euro, quindi la normalità è un concetto così relativo che non lo si può considerare nemmeno un concetto, cioè è una cosa totalmente effimera e relativa. Cioè Sì, è una tua convinzione la la normalità. normalità è relativa a Cioè, non. Poi determinate, comunque determinate posso dirti una situazioni, cosa? ma non è assoluta. Come? Allora, io penso che la maggior parte delle persone che, tra virgolette, si autodefiniscono normali, cioè siano patetiche. Perché diciamoci le cose come Perché non stanno. dimostrano niente di Allora, particolare che le contraddistingue, quindi sono patetiche per quello, anche la secondo me. pazzia per me ci deve essere nella vita, cioè almeno devi conoscere, devi stare con una persona pazza che ti illumini, perché sennò, cioè, che vita patetica sarebbe? Cioè, sarebbe troppo noiosa. Ecco perché magari quando vado a ballare sono agitato e tutto, perché Certo, io come no. amo essere così, amo essere diverso e particolare. È una caratteristica che mi contraddistingue da tutti gli altri. Però anche la pazzia bisogna saperla esprimere in un modo che non sia un danno verso gli altri. E Vabbè, quello sì, Gabriele, bisogna patetico, cioè nel anche senso, fare. se adesso uno prende un coltello, accoltella, non lo so, tutti i passanti che gli passano davanti, è normale, ma lì non si tratta, cioè io come pazzia non intendo essere psicopatici, intendo essere un pochino magari più
birbanti, non lo so, cioè, capito? Così non intendo dire ora un pazzo mania, Secondo no? me, per essere veramente speciali e quindi essere diversi dagli altri, bisogna essere quasi normali, ma con tante piccole sfumature che ti fanno emergere per la persona che sei. Non bisogna fare cose particolarmente di spicco, ma bisogna avere tanti piccoli aspetti, la battutina, la faccia diversa, il pensiero alternativo, tante piccole sfumature che Capito. fanno capire chi sei agli altri senza metterli a disagio o creargli problemi. Perché se ti metti a gridare, a correre o a saltare in modo totalmente casuale, okay, quello lì crea un disagio e un fastidio. Concordo. Se non hai altro da dire, direi che il video si può terminare pure qui. Io ora ho un impegno. È stato un piacere partecipare in questo format con Gabriele, lo YouTuber. E niente, quindi alla prossima. Aspetta a non rompere. Un grande saluto e un grande abbraccio. Ciao a tutti, ragazzi.